All'interno issa bandiera verde, grande attenzione delle scuole per quanto riguarda l'ambiente, un progetto EcoSchool collegato strettamente alla bandiera blu. Quello che vedete è proprio il risultato a cui vogliamo arrivare. I ragazzi sono stati parte integrante e fondamentale di questo percorso, insieme all'insegnante, insieme alla passata dirigente, alla dirigente che c'è adesso, insieme a tutti coloro i quali si sono uniti al progetto Bandiera Verde e poi successivamente al progetto Bandiera Blu, perché è un progetto comune, è un percorso virtuoso che deve essere fatto dall'intera comunità, altrimenti non si arriva a niente. Adesso è giunto il momento della consegna della bandiera. I ragazzi stanno proprio imparando con tanti sacrifici, perché incominciando dalla differenziata nelle classi, all'amore verso la terra da cui viene tutto, hanno cominciato anche i piccoli lavori di coltivazione dell'orto a scuola e tutte quelle attività che prevedono proprio il riuso, il riutilizzo, il riciclo e oltretutto il rispetto per l'ambiente in genere. Si comincia con i bambini all'interno delle scuole, per poi andare crescendo in tutta la nostra comunità su quelle che sono le vere e proprie attività che rispettano le persone e gli ambienti e l'ambiente in genere. Un riconoscimento più che un premio importante, il riconoscimento a un progetto ampio che dura da qualche anno nella scuola, perché c'è necessità di avere del tempo per educare i ragazzi a questi principi, a questi valori, valori in cui noi crediamo fermamente e che condividiamo con l'intera comunità educante, con i genitori, con i docenti e con gli alunni stessi, che si sono resi protagonisti di atteggiamenti, abitudini e usi quotidiani che siano rispettosi dei temi della sostenibilità ambientale nel nostro territorio, a cominciare dalla scuola proprio, quindi all'interno della scuola, con atteggiamenti corretti nei confronti dell'ambiente, che poi vengono trasmessi anche fuori dalla scuola. Quindi i ragazzi imparano a scuola e trasferiscono fuori nelle attività quotidiane sul territorio questo modo di comportarsi, questi comportamenti corretti, chiamiamoli buone pratiche. Codice 1. Riduci il consumo di energia. Spegni le lampadine, ma anche PC e TV. Lo standby consuma, quindi inquina. 2. Non incartarti. Non consumare la carta, ma utilizza la tecnologia digitale per studiare e informarti. 3. Non sprecare l'acqua. Chiudi i rubinetti e risparmi. 4. Evita di consumare bottiglie di plastica. 7. Consigli ai tuoi genitori di acquistare prodotti freschi e di stagione e di controllare le etichette con la data di scadenza. 8. Mangia tutto quello che trovi nel frigo.